Conferenza stampa questa mattina del candidato a sindaco di Battipaglia Antonio Visconti. Al centro dell'incontro il futuro dell'asilo nido di Via Turco, da tempo oggetto di un'accesa polemica per quel che concerne le condizioni di degrado in cui versa la struttura, abbandonata ormai da tempo. Ad oggi è tutto fermo sia a livello burocratico sia a livello amministrativo. È una lunga storia dove, nonostante una convenzione stipulata circa 2 anni fa tra la RTI, le associazioni delle cooperative che hanno partecipato al bando e hanno avuto l'assegnazione della sede dell'asilo di Via Turco, ad oggi è tutto sospeso. Sospeso per tanti motivi. Il primo, abbandono dei locali. Secondo, mancata ristrutturazione dell'ente comune. Terzo, atti vandalici e furti dei beni, di quei pochi beni mobili che c'erano nella sede di questo asilo nido. Quindi ad oggi ci troviamo proprio di fronte a una situazione che non è facile riprendere la struttura. È un delitto, una cosa ignobile, una struttura che potrebbe essere d'ausilio alle tante mamme, alle tante famiglie, ai bambini. Una città come Battipaglia che non ha in questo momento un asilo nido comunale, pur avendo strutture che potrebbero essere attivate ad horas. La colpa di questi ritardi, di queste carenze, è chi lo sa, l'inefficienza, l'incapacità. Noi assistiamo a scuse, vittimismo e scarica barili ogni volta. La verità è che l'asilo nido di Rione Turco, quando l'amministrazione si è insediata, era aperto. Alla fine del mandato e in campagna elettorale per un secondo mandato l'asilo nido è chiuso. Abbiamo i legittimi assegnatari che non vorrebbero far altro che svolgere il proprio lavoro, che dare un servizio di civiltà, perché gli asili nido rappresentano la civiltà di un paese prima che essere un'attività economica e produttiva, e non ricevono risposte. Non vorrei che ci siano in atto addirittura delle ripercussioni o delle rivendicazioni o delle ritorsioni nei confronti di liberi cittadini, persone per bene che non vorrebbero far altro che il loro dovere. Noi ci impegneremo ad aprire gli asili nido attualmente chiusi, quello di Rione Turco, quello al centro della città, ad individuarne quanto più possibile. Io, come presidente dell'ASI, ho favorito il sorgere di asili nido all'interno di stabilimenti industriali, soprattutto nell'area industriale di Fisciano, e anche Battipaglia, che è una grande realtà produttiva, dovrebbe iniziare a porsi questo problema.